Anteprima nazionale nel Vicentino per il film che racconta la storia degli imprenditori suicidi. Pedemontana, le risorse stanno per finire, ci sono soldi fino alla fine di novembre, poi stop ai lavori. I sindaci di Conco, Lusiana e Gallio contro il prefetto, l'assessore Donazan scrive a Soldà chiedendo di intervenire. Dopo le polemiche, accesi i semafori di via Rambolina, i sindaci ora sotterreranno l'ascia di guerra. Vende su Facebook Rolex Tarocchi, truffatore smascherato dai carabinieri di Rosà. A Gran Torto, associazione di volontari che da anni aiuta gli anziani, sfrattata dal comune. Sicurezza idrogeologica, convegno a Loreggia, sul Muson dei Sassi, ancora tanti interventi da fare. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Bassano, siamo in diretta, avete sentito dai titoli un notiziario ricco di notizie. Iniziamo subito con l'anteprima nazionale nel Vicentino del film dedicato agli imprenditori. Suicidi, una pellicola che tutti i politici, sia a livello locale che nazionale, dovrebbero vedere. Un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Abbiamo chiesto una dilazione, un qualcosa, non ci è stata concessa. Un omaggio, un tributo alla terra che ha pagato il prezzo più alto in termini di suicidi. A Nord-Est tra il 2012 e il 2015 sono stati 628, altri 193 fra gennaio e ottobre di quest'anno. Sono per lo più piccoli imprenditori che, come il protagonista del film, sono finiti nel vortice delle cartelle esattoriali e di Equitalia. Prima assoluta nel Vicentino per cronaca di una passione, pellicola del regista Fabrizio Cattani, che ha voluto raccontare la storia di centinaia di famiglie che hanno perso un proprio caro per colpa di uno stato iniquo. Un individuo per loro non è una persona, è una cifra. E se è troppo bassa o peggio, se è sotto zero, o torna sopra o va eliminata. In sala i parenti delle vittime, di quel produttore di tubi di arsiero, per esempio, che per colpa dei mancati pagamenti da parte della pubblica amministrazione è finito sull'astrico e ha deciso di togliersi la vita. E poi c'è chi resiste, come Tiziana, che aveva una lavasecco ad Asiago ed ora è ospite della Caritas. Si possono identificare con il protagonista che decide di farla finita dopo aver perso la sua trattoria. A queste persone lo Stato, con le sanzioni, ha tolto la dignità. Sono state umiliate di fronte ai propri cari. E questa terra ha pagato un prezzo troppo alto. Speriamo che la riforma, la rottamazione di Equitalia annunciata dal governo, dal premier Renzi, non sia un semplice maquillage. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo della pedemontana. Le risorse stanno finendo, ce ne sono fino alla fine di novembre, poi i lavori si stopperanno e il Movimento 5 Stelle attacca la giunta regionale. Pedemontana, all'orizzonte si addensano nubi nere. Brutte notizie sul fronte liquidità. Sembra che il contante necessario alla costruzione dell'opera stia terminando. Ce n'è ancora per un paio di settimane, poi le ditte resteranno a bocca asciutta e i lavori si stopperanno. I soldi stanno finendo, infatti manca 1.700.000.000 di euro, 1.700.000.000 di euro che mancano all'appello per andare avanti con i lavori che sono fermi e addirittura pare che i cantieri si fermeranno a dicembre, ci rischiamo di avere l'ennesima incompiuta. Nelle scorse ore il ministro Delrio ha fatto capire che lo sblocco delle risorse dalla Cassa Depositi e Prestiti è vincolato a determinate condizioni, tradotto serve l'impegno dei finanziatori privati. In effetti ancora una volta non possono pagare solo i cittadini. Il governo cosa dice? Mi dispiace, non possiamo dare i soldi delle pensioni, i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, i soldi dei cittadini in mano dei privati, se no sarebbe l'ennesima truffa, ovvero dove un'opera viene costruita con i soldi del pubblico e i ricavi, i pedaggi, i soldi dei pedaggi vengono dati invece al privato. Il Movimento 5 Stelle attacca la giunta regionale, i pentastellati chiedono chiarimenti. La Corte dei Conti sta aggredendo su tutti i fronti questi conti della Pedemontana Veneta che non stanno in piedi e fino ad oggi dei famosi privati che dovevano mettere i soldi, neanche l'ombra di un quattrino, solamente i soldi di noi cittadini che sono stati spesi e non sono sufficienti. Per il bene di tutti, partendo dalle imprese per arrivare ai cittadini e alle amministrazioni comunali interessate dall'opera, è importante che la situazione si sblocchi. Un tema importante è sicuramente la pedemontana, un altro è quello dell'immigrazione.
A Conco ieri sera assemblea infuocata per parlare degli ospiti dell'albergo a Santa Caterina, una quarantina di migranti, e nel frattempo a Bassano l'annuncio di una conferenza stampa scatena una sorta di psicosi. Il comune di Bassano convoca per mercoledì una conferenza per un aggiornamento riguardante i richiedenti asilo e subito si scatena il totonumero. Quanti nuovi profughi arriveranno è la domanda che circolava con maggiore frequenza nelle ultime ore in città. Questa sorta di psicosi ha spinto il sindaco Poletto a fare un chiarimento. Bassano ha già dato: parleremo delle attività che coinvolgono i richiedenti asilo già presenti. Questo in sintesi il messaggio del primo cittadino. A Conco intanto è andato in scena un bollente incontro sui migranti ospitati a Santa Caterina. Presenti l'assessore regionale Elena Donazzan, il segretario provinciale dell'UGL Polizia Luca Prioli e i sindaci dei comuni di Conco, Lusiana e Gallio. A Santa Caterina il clima è molto caldo, ma questa volta anche i sindaci, tutti, hanno detto basta. Mettere così tanti profughi in una piccola realtà, la fragilità delle nostre zone di montagna, di piccole comunità, è profondamente sbagliato. È ancora più sbagliato che il prefetto abbia imposto senza comunicazione ciò che sta accadendo. Peraltro la lettera del prefetto che sto mandando prevede una richiesta di tempi. Per quanto tempo queste persone rimarranno lì, visto che non sono profughi di guerra? E la seconda, come mai ci sono 40 persone in uno stabile che ne può contenere solo 22? Adesso parliamo della centralina con il nostro TG Linea Aperta di questa settimana, centrale elettrica che la Regione vuole costruire a poche decine di metri dal ponte di Bassano, il simbolo della città. C'è stato un blitz precedente, la Regione ha tentato di costruirne un'altra su un torrente nel Bellunese, i cittadini hanno fatto ricorso e hanno vinto questo ricorso bloccando i lavori. Quindi vi chiediamo, centrale elettrica, siete pronti a sostenere il ricorso per fermare la Regione anche qui a Bassano? Siete pronti a fare questa battaglia? Potete dirci la vostra agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione in questo momento. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Si sono accesi i semafori per quanto riguarda il sottopassaggio di via Rambolina, un'operazione importante che permette insomma uno sblocco per quanto riguarda la viabilità, e i due sindaci, quelli di Bassano e di Rosano, hanno fatto pace. Eccoli i nuovi impianti semaforici di via Rambolina. Da oggi regolano a senso unico alternato il sottopasso che unisce i territori di Bassano e Rosà. Questa installazione completa l'opera, la spesa è stata circa, tutto compreso, di circa 7-8 mila euro. Dobbiamo ancora fare un investimento per sostituire i New Jersey di plastica con una cordonatura ad hoc. Più o meno i tempi allora per vedere completata alla perfezione l'opera? Ma la determina è in fase di partenza, si fa l'acquisto della cordonatura e poi la si pone in essere. In ogni caso già così è perfettamente funzionale. La riapertura a doppio senso del sottopasso di via Rambolina, di cui si è preso carico interamente il comune di Bassano, porterà importanti benefici anche al territorio di Rosà. Rappresenta sicuramente una soluzione importante per dar sfogo alla frazione di Travettore, alla parte ovest del nostro territorio, anche in funzione naturalmente di quelle che sono le dinamiche che ci sono nelle altre intersezioni. Sappiamo benissimo che la via Cadolfini adesso è bloccata per i lavori della pedemontana, per cui sicuramente Viale De Gasperi è stato caricato dal traffico che precedentemente scaricava sulla Cadolfini, pertanto questa riapertura nel doppio senso rappresenta sicuramente un punto importante per la nostra viabilità. C'era stata qualche polemica, no? Qualche mese fa su questo sottopasso fra Bassano e Rosà, pace fatta? Ma assolutamente sì, il problema è che i cittadini per 2 anni hanno subito la chiusura totale di questo sottopasso perché i lavori della superstrada pedemontana veneta si sono protratti più del previsto relativamente a questo sottopasso. E adesso andiamo a Rossano Veneto, dove il sindaco Morena Martini risponde alle accuse di immobilismo facendo l'elenco delle opere iniziate nel territorio comunale. Sindaco, le opposizioni l'accusano di immobilismo, Rossano Veneto non si fa niente. Beh, allora, se fossero le opposizioni non mi preoccuperebbe assolutamente, il fatto che siano i fuochi amici a dirlo invece, questo mi fa solo sorridere. Allora, sono partiti lavori di asfaltature di aree che erano state abbandonate da anni per 380.000 euro. Ecco, se pensiamo che Bassano asfalta per 500.000 euro, la proporzione la dice tutta. E sono vie che i cittadini aspettavano veramente da decenni. Parlo di via Sebellin, l'ultimo tratto
di via Roma, via Crearo, via San Camillo, il quartiere anche di Mottinello e tantissime altre. Naturalmente non sono tutte, ci sono altre strade che ne hanno bisogno, però mi manca ancora un anno e mezzo per finire il mandato, se mi lasciano finire il mandato naturalmente. Ecco, parte entro Natale il secondo stralcio di restauro di Villa Aldina, il 14 di novembre inizia il lavoro promesso con le scuole, avuto con il contributo europeo per via regionale. Quindi insomma sono 3 anni che sono sindaco, sono stati fatti interventi che negli ultimi 10 anni Rossano si è sognata. Penso che se questo è l'immobilismo, mi devono dire se correndo che cosa avrei potuto fare. Al volo adesso una notizia di cronaca, andiamo a Schio dove un ragazzino è stato investito, tutta colpa di un automobilista che non ha rispettato un dare la precedenza, è avvenuto in viale Santa Croce, il ragazzo in sella sulla sua motocicletta è stato soccorso e portato in ospedale, è sotto osservazione ma non è in pericolo di vita. Adesso torniamo a Bassano per parlare dell'ULS che licenzia i vigilantes perché non controllavano. Bassano. I vertici dell'ULS 3 hanno risolto il contratto con la ditta di Marghera incaricata della vigilanza, affidandolo per i prossimi 3 mesi alla Ranger di Vicenza, seconda nella gara d'appalto di 1 anno e mezzo fa. Un cambio della guardia motivato da ragioni di inadempimento contrattuale. L'elenco di contestazioni che facciamo all'Istituto Veneziano ha fatto sapere il direttore amministrativo dell'azienda sanitaria cittadina Francesco Favretti è piuttosto ricco. Si va dalla mancata presenza del piantone nell'atrio dello ospedali in orario di servizio, al mancato completamento dei giri di ronda, all'arrivo in ritardo dopo una chiamata. Tutto questo è avvenuto in diverse occasioni. L'ULS ha anche provato a porre rimedio con dei richiami alla società incaricata della vigilanza della struttura sanitaria, ha fatto sapere il dirigente, ma è stato inutile. Da qui la decisione del cambio. Vende Rolex falsi su Facebook, incastrato dai carabinieri. Rosà utilizzava dei profili falsi sui social network e poi truffava degli ignari cittadini che credevano di comprare degli orologi. Nei guai è finito un torinese di 39 anni che vendeva su Facebook anche dei falsi Rolex. Dopo la contrattazione il truffatore inviava via Messenger o WhatsApp delle coordinate di un PostePay. Una volta avvenuto il pagamento con ricarica spariva e non si faceva più trovare. Le indagini dei carabinieri di Rosà, che hanno ricevuto la denuncia di una vittima del raggiro, hanno permesso di smascherare in poco tempo il furbetto che è stato denunciato. Cosa farò da grande? Per tutti prima o poi arriva il momento di farsi questa domanda. Per aiutare gli studenti a risolvere questo dubbio, da giovedì in città torna Bassano Orienta. 4 giorni dedicati al futuro, 4 giorni dedicati all'orientamento scolastico. Da giovedì fino a domenica torna Bassano Orienta e ancora una volta sceglie come cornice gli spazi di Bassano Expo. Promosso dal comune di Bassano del Grappa e dalla rete territoriale delle scuole di Bassano e Asiago, Bassano Orienta da sempre si propone di aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore. Una vera e propria vetrina dell'istruzione che offre la possibilità di trovare in un'unica sede tutte le opportunità offerte ai ragazzi, dalle scuole superiori alla formazione professionale all'offerta formativa territoriale. Non è solo orientamento scolastico, vorrei dire che è una tappa d'età, quella della preadolescenza, che è un orientamento alla vita, per cui l'offerta che diamo quest'anno è proprio corposa, parte dall'orientamento scolastico, le stand aperti alle scuole, molte offerte per i genitori, molte offerte per gli insegnanti, seminari più che laboratori e un occhio particolare alla disabilità, la proiezione giovedì sera del film Genitori. La proiezione della pellicola dedicata alla disabilità è solo uno dei molteplici appuntamenti organizzati nei 4 giorni di salone e dedicati ai ragazzi, alle famiglie o agli insegnanti. Anche quest'anno uno spazio particolare poi sarà quello riservato alle aziende protagoniste di High Tech School. Aziende ovviamente della regione e anche fuori regione, aziende che propongono prodotti tecnologici sull'arredo e sull'informatica. Bassano Orienta sarà a Bassano Expo nei pomeriggi di giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 9 alle 18.30. Un consiglio ai ragazzi che dovranno scegliere una scuola superiore, lei prima ha ricordato come solo il 40% dei ragazzi ascolti quelle che sono le indicazioni dei docenti. Di mettersi un attimo a pensare, a riflettere, a pensare qual è, sarebbe il proprio futuro e i propri sogni, ecco, di desiderare un percorso che sostanzialmente un sogno possa diventare realtà, un sogno che la città aspetta a braccia aperte.
Con il prossimo servizio andiamo a Gran Torto, dove un'associazione di volontari è stata sfrattata da chi? Dall'amministrazione comunale. Sfrattati e costretti a ritirarsi in un buco. È tanta la rabbia dei pensionati riuniti da più di 20 anni a Gran Torto in un comitato di volontari che aiutano anziani e disabili, trasportandoli senza chiedere nulla in cambio a fare le visite in ospedale piuttosto che in ambulatorio. Un servizio fondamentale per la comunità, spiega la presidente Giannina Martini. Nel 2015 abbiamo effettuato 607 viaggi e trasportati 646 persone. Non c'è neanche il posto per trovarci noi, come si vede qua siamo tutti stretti, non abbiamo spazi sufficienti. E ora anche le auto, prima custodite nel magazzino comunale, dovranno trovare nuova sistemazione. Dobbiamo arrangiarci e dobbiamo cercare un posto noi, siamo allo sbando. Bene, dal 28 ottobre il sindaco li ha buttati fuori da Palazzo Zecchinelli al piano terra, quindi fruibile anche a chi è costretto su una sedia a rotelle, ampia e attrezzata di tutto punto. Da un giorno all'altro la rivoluzione e il gruppo si trova a doversi muovere in una stanza stretta da condividere con altre 3 associazioni alle scuole medie del paese, senza linea telefonica, collegamenti internet, con servizi igienici che lasciano perplessi. Quando possiamo rispettare la privacy, che è importante, no? Soprattutto per chi è malato, insomma, certe cose, sì, preferirebbe tenersele per sé, insomma, non è qua, questo non è possibile, perché c'è altra gente che ci viene dentro, insomma. Anche i consiglieri di opposizione si sono mossi per chiedere al sindaco di tornare sui suoi passi. Anche una sede idonea è una gratificazione, a loro basta poco, basta anche solo una sede che possa essere considerata adatta alle loro esigenze. A 6 anni dall'alluvione il Muson dei Sassi continua a far paura. Sentiamo. Si è tenuto a Loreggia l'incontro pubblico per parlare di sicurezza idrogeologica organizzato dal consigliere regionale Maurizio Conte, ex assessore all'ambiente. Tra il pubblico molti amministratori del campo sampierese e i referenti di zona della protezione civile. È stata l'occasione giusta per fare il punto della situazione a 6 anni dall'alluvione, osservato speciale il Muson dei Sassi. Preoccupa lo stop alla cassa di espansione da 1 milione di metri cubi nel comune di Fonte, bloccata da 2 anni a causa di ricorsi sulla gara d'appalto. Altra opera in attesa di realizzazione è il bypass nella località Torre dei Burri a San Giorgio delle Pertiche. Si aspetta l'avvio delle procedure per il bando di gara. Serve appunto intervenire sia con le opere strutturali, il bypass lungo il Muson in zona di San Giorgio delle Pertiche è fondamentale per ridurre il franco di piena, serve anche la manutenzione, quello sfalcio, quella manutenzione soprattutto di ripristino degli argini è fondamentale, servono risorse e la regione deve darle come priorità. Conte torna a chiedere con forza un'accelerata sul progetto di legge su Veneto Ambiente, società che diventerebbe il braccio operativo della regione per la gestione del suolo e la sicurezza idraulica. Nelle prossime settimane partiranno anche importanti lavori anche in questo comune, nel comune di Loreggia, con la sistemazione di un lungo tratto di argine ammalorato e frutto di quella relazione che ha identificato quali sono le criticità. Non serve fermarsi qui, ma bisogna rimettere in sicurezza tutto il territorio. E questa sera torna Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli a partire dalle 21.05 in prima serata su Rete Veneta. In studio ci saranno Maurizio Conte, Tiziana Agostini, Antonio Pappalardo, Alfredo Belluco, Raffaella Zanellato, Alfredo Giacon e Gabriele Donadel. Come al solito aspettiamo i vostri sms da casa. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Bassano. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata. A presto. La vita a piccoli passi per fare grandi momenti. Mengotti, eccellenza nel Veneto dal 1889. Le previsioni per domani: alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti con qualche nebbia fino al primo mattino a sud dell'asse Verona-Venezia. Precipitazioni, probabilità bassa, tra il pomeriggio e la sera localmente piogge in pianura e nevicate in montagna, di breve durata e scarsa entità. Temperature in calo leggero o moderato rispetto a ieri, fino al primo mattino sotto zero sui monti e prossime a zero in pianura. La vita a piccoli passi, per fare grandi momenti. Mengotti,
eccellenza nel Veneto dal 1889.